presentarmi, molti di voi mi conoscono, abbiamo avuto modo di conoscerci e di incontrarci nel corso di questi ultimi anni. Però per chi non mi conosce, mi presento. Sono Martina Pivetti, ho 35 anni, vivo a Somma Lombardo, sono sommese di nascita e la mia famiglia è di Somma, da sempre vivo a Somma. Ho studiato a Gallarate perché per motivi legati al lavoro dei miei genitori ho frequentato le scuole dell'obbligo e le superiori a Gallarate e successivamente ho iniziato un percorso di studi in giurisprudenza, mi sono laureata, successivamente ho iniziato la pratica professionale e sono avvocato. Svolgo la mia professione a Milano, quindi non ho interessi o situazioni professionali sul nostro territorio, da sempre svolgo la mia professione a Milano, infatti sono iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano. Mi occupo di diritto societario, di contrattualistica e ho avuto la fortuna di lavorare dove tutt'oggi lavoro, in una società di revisione molto importante, una delle quattro principali al mondo e quindi un'esperienza che sicuramente mi ha arricchita e mi sta arricchendo, insegnandomi i valori etici che sono alla base del modo di iniziare a lavorare e collaborare presso una realtà multinazionale, a lavorare in squadra, in gruppo, a collaborare, a condividere e a dare la propria dedizione a ciò che conta e a ciò che per un professionista è importante. Quindi ho avuto modo di imparare cosa vuol dire fare sacrifici e non demordere mai per ottenere i propri risultati che con caparbietà e determinazione si riescono sempre ad ottenere, credo, in ogni ambito della vita. Nulla è facile, nulla si ottiene senza fatica e senza caparbietà e determinazione, ma credo che con i giusti valori e con la giusta intenzione le cose possano ottenersi e le situazioni possano avere dei cambiamenti. Sono qui stasera per presentarvi, per dirvi perché ho inteso intraprendere questo percorso che porterà alle elezioni politiche di maggio. Rappresento una coalizione piuttosto allargata, rappresentata da cinque liste all'interno del centrodestra, una lista civica che mi rappresenterà più di tutte perché è quella che io ho voluto e dalla quale voglio partire, perché credo che sia importante che vi sia un rinnovamento all'interno della classe politica in generale, che quindi vengano coinvolte persone che non abbiano mai avuto esperienze politiche, che siano, tra virgolette, vergini, che non abbiano avuto esperienza, che vogliano dare il proprio tempo e mettere la propria faccia per la nostra città. Oltre alla lista civica Martina Pivetti, sindaco, che rappresenterò più di tutte, ovviamente mi sostengono Forza Italia, la Lega Nord, Unione di Centro e Fratelli d'Italia, che da ultima si è unita a questa coalizione. Il perché della mia candidatura è qualcosa che non nasce dalla mattina alla sera, ma è frutto di una seria ed attenta riflessione che ho fatto in diverso tempo. La cosa mi era stata prospettata in diverse occasioni e mai avevo detto di sì con una vera convinzione, perché pensavo che mettere in discussione la mia intera vita per un progetto comunque molto importante, ma che avendo anche un bambino molto piccolo e vivendo appunto la maternità da pochi mesi, diciamo, valutavo, diciamo, in progressione. Ma alla fine, dopo un'attenta decisione, ho avuto modo di trovare la convinzione dentro me stessa di dire va bene, ok, ci sono, me lo chiedete, mi metto in discussione perché credo che sia necessario che ci possa essere un ricambio generazionale all'interno di coloro che ci rappresentano. Questo non solo all'interno
diciamo, dei palazzi comunali, ma lo stiamo vivendo anche a livello nazionale nel bene o nel male, il ricambio è necessario. Quindi credo che i giovani e meno giovani, o comunque coloro che non hanno avuto esperienze politiche, si debbano mettere in discussione, debbano trovare il modo per dire la propria, per farla valere, perché altrimenti non possiamo solo criticare ciò che viene fatto e viene proposto senza mettersi seriamente in discussione attraverso la propria faccia. Quindi questo è il motivo per il quale ho deciso di intraprendere questa scelta, che sicuramente non è facile, perché sono una donna, sono una mamma, sono una donna che lavora, che non vive di politica e che non vuole vivere di politica, ma che intende mettere a disposizione il proprio tempo e la propria dedizione per fare qualcosa di buono per la nostra città, per imparare dagli errori che sono stati commessi e per mettere dei tasselli che possano andare a costruire qualcosa di buono e di costruttivo per la nostra città. Quindi lo slogan della mia campagna elettorale è fatto da tre sostantivi che sono molto semplici, ma che rappresentano appieno quello che io voglio trasmettere alla nostra cittadinanza, ovvero impegno, fiducia e gente. Mi rendo conto che sono cose che sono molto banali, però che devono essere richieste. In primis la fiducia. Mi rendo conto che il momento storico in cui i cittadini hanno perso fiducia nella politica, si sono disaffezionati, sono diventati sotto certi punti di vista molto più diffidenti e pronti a mettere in discussione ogni cosa che venga proposta da destra o da sinistra. Quindi credo che sia questo l'atto che deve essere chiesto a coloro che saranno gli elettori di questo sindaco all'interno della nostra città, quindi dovranno avere fiducia nella persona che ha a rappresentare la nostra città nei prossimi 5 anni, e quindi credo che sia necessario assolutamente un atto di fiducia nei confronti di colui che verrà, o di colei che verrà, spero di essere io, scelta per essere il sindaco di questa città.